E adesso vi parliamo di Sonny Di Meo e Sara Shaimi. Ossia della ex tronista di Uomini e Donne e dell'ex corteggiatore della stessa del programma di Maria De Filippi. Ed è inutile che vi dica che questi due ragazzi mi stanno dando veramente grosse soddisfazioni. Insomma, siamo qui ad annunciarci che sono tornati insieme. E sono veramente tanto felice quando una coppia compie un percorso come quello che hanno compiuto loro a Uomini e Donne. Ricordiamo infatti che si misero insieme a maggio dell'anno scorso. Ma praticamente era quasi una scommessa al buio. Infatti causa pandemia i due ragazzi praticamente si erano visti giusto un paio di volte, nemmeno in esterna. Nonostante questo Sara Shaimi Amira decise di fare questa scommessa. E in un primo momento le cose sembravano andare bene. Ma poi per quasi un mese non si seppe praticamente nulla di loro e arrivò anche abbastanza a freddo l'annuncio che i due si erano definitivamente lasciati. Oggettivamente io non me l'aspettavo. Poi insomma, come spesso accade in questi casi, noi che ci occupiamo di loro consideriamo il caso chiuso. Nel senso che ci hanno provato, non è andata e tanti saluti. Con buona pace dei fans che ovviamente pensano sempre ad un ritorno di fiamma che poi nella realtà dei fatti non accade mai. Ecco, diciamo pure quasi mai. Infatti circa un mese fa vi abbiamo comunicato la notizia che Sara Shaimi e Sonny Di Meo ci stavano riprovando. Uomini e Donne, Sara Amira Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme. Poi di nuovo non abbiamo saputo più nulla e abbiamo creduto che le cose non fossero andate. Sara Amira Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme. Ma invece le cose sono andate e come? Infatti la stessa Sara Shaimi annuncia su Instagram che sono tornati insieme. E sinceramente secondo me questa è la classica foto che vale più di mille parole. Non so voi, ma io sono veramente felicissima per loro. Mi piacerebbe sinceramente che venissero anche invitati nel programma, perché sono veramente un bellissimo esempio per questa trasmissione. Voi che ne dite? E vissero felici e contenti.